Telenova Giornale. Ragusa, si è insediata la nuova amministrazione comunale, passaggio di consegne al sindaco Federico Piccito e alla sua squadra assessoriale. La morte di Giovanni Guarascio a Vittoria, tra gli indagati, il reato ipotizzato, associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta, a due soggetti si contesta anche l'estorsione. Un lungo applauso ha coronato la posa della fascia tricolore, simbolo di questa giornata in cui è avvenuto il passaggio delle consegne tra l'ex commissario straordinario che per 9 mesi ha gestito il comune di Ragusa e il nuovo sindaco del capoluogo Federico Piccito. Il primo cittadino ha presentato i suoi assessori: Massimo Iannucci, anche vice sindaco, e assessore alla Polizia Municipale e ai rapporti con il Consiglio Comunale; Stefania Campo, assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture; Stefano Martorana, assessore al bilancio e alle risorse patrimoniali; Gianflavio Brafa, ai servizi sociali e ai servizi alle persone; Giuseppe Di Martino, alla pianificazione urbanistica e ai centri storici; e infine Claudio Conti, al territorio e ambiente. Su quest'ultimo è uscita immediatamente una nota di Lega Ambiente che ha scritto: «Ci aspettiamo molto dalla nuova amministrazione comunale e dal nuovo assessore all'ambiente», auspicando un radicale cambio di marcia da parte della giunta Piccito e augurando buon lavoro a Conti, definendolo colui il quale ha le migliori carte in regole per diventare il miglior assessore all'ambiente che la città di Ragusa abbia mai avuto. La Procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta con 3 indagati sul procedimento che ha portato al pignoramento e alla vendita della casa del muratore disoccupato Giovanni Guarascio, che si è dato fuoco per difendere la propria abitazione, per poi morire il 21 maggio scorso al centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Il reato ipotizzato dal procuratore capo presso il Tribunale di Ragusa, Carmelo Petralì, e dal sostituto Federica Messina è quello di associazione a delinquere finalizzata alla turbativa d'asta. Per 2 degli indagati si ipotizza anche il reato di estorsione per il cosiddetto cavallo di ritorno. Nei confronti dei 3 indagati sono state effettuate diverse perquisizioni e interrogatori alla presenza degli avvocati difensori. L'indagine è condotta dalla Guardia di Finanza di Ragusa, coordinata in prima persona dal colonnello Francesco Fallica, in simbiosi col procuratore Petralia. Le indagini stanno seguendo tanti filoni della vicenda. Era stato investito anche il tribunale del riesame, a cui si era rivolto uno degli indagati per chiedere il dissequestro di materiale informatico. Richiesta poi ritirata dall'avvocata Ersilia Ferrera, in quanto il provvedimento di sequestro è stato già firmato dal procuratore Petralia. Subito dopo il tragico episodio, il comandante provinciale Fiamme Gialle Fallica aveva detto che le indagini erano effervescenti. Sulle aste giudiziarie avevamo già avviato un'indagine su Ragusa e Vittoria, avevamo evidenziato anomalie. Molte vendite non ci convincono, spesso ci sono comportamenti borderline sia da parte delle banche che da parte degli inquirenti, e fin da subito, ha detto Fallica, abbiamo lavorato sull'ipotesi della turbativa d'asta. Cumuli di pietre disseminate sull'arenile, mancano i servizi minimi essenziali a Punta Secca, in territorio di Santa Croce. La denuncia del movimento Noi ci crediamo, con il presidente Giovanni Barone. Sì, cominciamo con le pietre sulle spiagge. Questa è una cosa scandalosa, devo essere dire, insomma, perché già 2 mesi fa, attraverso questa rete televisiva, abbiamo segnalato questo problema delle pietre qua nella spiaggia, proprio di fronte alla piccola oasi, vicino al Porticciolo. È l'unico tratto di spiaggia abbastanza ampio che ci è rimasto, perché il resto l'erosione l'ha portata via. E lo ritroviamo ancora zeppo di pietre che, grazie a dei volenterosi, sono state raccolte e accumulate. Ora non si capisce perché non vengano tolte. Sono rifiuti, non è vero che sono pietre di pregio, sono scarti delle lavorazioni edili, e quindi sono dei rifiuti inerti che devono essere rimossi. E io mi rivolgo accuratamente a questi amministratori, anche nel loro interesse, perché oggi la giurisprudenza insegna, giurisprudenza abbastanza recente, insegna che un sindaco può essere condannato quando un bagnante si fa dei danni nell'arenile, e questi cumuli di pietra messe così sono molto pericolosi. Ora sento dire anche l'altra questione del dragaggio del porto. Non è possibile, secondo me, che il dragaggio venga fatto a luglio.
perché oltre al fastidio che si arreca ai bagnanti, anche una questione, soprattutto è una questione di natura igienico-sanitaria, e non è consentibile, ecco, farla in piena stagione estiva, fare il dragaggio di un porto. Quindi mi auguro che chi autorizzerà questa operazione si munisca di tutti i permessi e di tutte le cautele anche di natura igienico-sanitaria, ripeto, per tutelare la salute pubblica in questo caso. Nel caso delle Piese si deve tutelare la sicurezza invece da incidenti che è molto probabile che accadano. E poi è uno scongio anche vedere questi cumuli di pietre così abbandonati qua. È stata iniziata già domenica l'arenile ripieno di bagnanti, Punta Secca è ormai meta costante di pullman, di turisti che vanno a vedere la casa di Montalbano, vanno a vedere questo splendido faro, questa piazza resa famosa negli anni con le manifestazioni fatte di interesse nazionale. E però, ripeto, l'amministrazione è molto in ritardo con tutto, le docce, le passerelle, i bagni per i portatori di handicap, eccetera, eccetera. Ottava edizione della rassegna di alta qualità, quattro appuntamenti importanti. Il primo domani sera, stiamo parlando di un appuntamento con la tradizione, la rassegna teatrale dell'Iperledune, che cambia insegna e così accoglie domani sera la comunità, biglietti che già sono andati a ruba, già alle 6 di lunedì per i clienti delle dune praticamente già erano tutti è conclusi già la distribuzione dei biglietti speciali che consentono ai clienti di poter sedersi nei primi posti davanti al palco di questa rassegna. Dottoressa Lomagno, intanto diciamo che cosa significa cambiare insegna. Il cambio di insegna sì, è coinciso con l'inizio della nostra rassegna. Abbiamo cambiato insegna perché volevamo dare di più ai nostri clienti. In questo momento anche di difficoltà economica ci siamo appoggiati a un nuovo gruppo per noi, che facevamo parte prima di un'altra centrale, e questo gruppo ci consente di offrire un po' di risparmio in più ai nostri clienti, che non guasta, associato anche alla presenza di più di 2600 prodotti a marchio. Quindi veramente pensiamo di riuscire ad essere molto competitivi sul mercato offrendo dei prodotti di qualità che avranno il nostro marchio, cosa che nei tempi invece non siamo riusciti ad avere perché avevamo un'insegna autonoma non legata a un brand di prodotto. Ecco, quindi cambia solamente, non cambia nulla in effetti, ma si continua, si va soprattutto verso il risparmio. Domani sera è la prima serata con Guarneri, quattro serate d'eccezione. Sì, il programma anche quest'anno è un programma molto bello, molto ricco, divertente, per questo è il nostro obiettivo. Iniziamo con Enrico Guarneri, quindi iniziamo alla grande con questa febbre del venerdì sera. La seconda serata sarà con Nino Frassica e la sua band, quindi un concerto cabaret molto bello. La terza serata con il Varietà, con degli ospiti di eccezione, e poi chiuderemo con il teatro, con la compagnia del Gatto Blu, che faranno uno spettacolo molto divertente. Il titolo è Il meglio sei tu, e speriamo che il meglio sia la nostra stagione teatrale. Un'esperienza speciale che non deve mancare durante una visita a Catania è una passeggiata attraverso il mercato del pesce. Il brusio, i profumi e le grida dei mercanti che pubblicizzano i loro prodotti vi permettono di tuffarvi in un mondo quasi pittoresco. Si può raggiungere il mercato del pesce di Catania, che è uno dei più colorati di tutta la Sicilia, attraverso un varco presso la Fontana della Menano, detta l'Acqua Lenzuolo, a sud-ovest la piazza del Duomo. La crisi da queste parti si misura proprio al mercatino, con un calo delle vendite pari al 30%. Gli operatori lamentano la carenza dei servizi minimi essenziali, iniziando dai parcheggi. Non bene, non c'è nessuno che compra. Ci sono, su 1000 persone ci sono 700 turisti. 700 turisti e 300 normali di Catania. Ma non compra nessuno. Poco o niente. Non è che poco flusso di persone, ma fra mezz'ora non c'è più questo. Uno anche che volesse lavorare, tipo 2 euro, 4 euro, i cristiani si misurano magari a spendere 2 euro, 1 euro. È una schifezza in più, non si guadagna più niente, non si lavora, la gente non scende più, non ci sono linee dell'autobus, non ci sono posteggi. Il problema grosso, grande, sono i posteggi, tutta l'amministrazione ancora non l'hanno capito. Che noi poveretti, quelli che mandiamo il comune,
Stiamo morendo di fame, questo è il problema. Loro pensano per loro, ma per noi non ci pensano. Non abbiamo servizi, non abbiamo niente. Ma voi vedete qua, non c'è più nessuno in un orario di questo, dove la gente dovrebbe essere, che non dovrebbe nemmeno camminare. Purtroppo noi abbiamo quello che ci meritiamo, ho detto tutto. Sta andando troppo male questo mercato, perché molta gente è disoccupata e non lavora, ha ragione. Io vedo la pescheria, è impossibile, non c'è niente, cioè siamo in 50% di calo, è pazzesco. E questo evento che cosa succede? Ma niente, qua non si abbessa niente, qua come a Spagna finisce o Brasile, così, una rivolta. E stiamo mangiando franuati. Questa è la fine del mondo, la fine del mondo è questa, la crisi, la fame, poveri figli, quelli del futuro. Vedete, che futuro hanno questi piccioletti? Se non c'è niente nuovo, che futuro hanno? Uno che spende il risotto a scuola, cose, che futuro hanno? Si diplomano e poi che fanno? Sempre in mezzo alla strada vanno a finire tutte queste ragazze, 2020, 2030. Ma questi politici di Roma, ma che fanno?